Bene, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, martedì 5 giugno. Vi ricordo a tutti quanti che questa sera ci sarà un'edizione di Matrix perché è il giorno della fiducia al governo Conte, al governo giallo-verde. Questa sera alle 19:30 ci sarà il voto e poi in seconda serata ci sarà Matrix. Ma il governo ha iniziato a fare le prime mosse, nonostante non abbia ancora la fiducia, ovviamente il governo è pienamente in carica e legittimamente inizia ai ministri che sono stati nominati, iniziano a fare le loro attività. La prima e la più forte forse è stata quella di Salvini e oggi il Corriere della Sera, ma non solo il Corriere della Sera, titolano Profughi scontro con Tunisi, perché Salvini ha detto una cosa che poi vedremo essere totalmente vera nei numeri e nelle circostanze, e cioè che ci sono molti clandestini che arrivano dalla Tunisia che sono galeotti o ex galeotti, cioè sostanzialmente in Italia viene scaricato. Non probabilmente con un ordito, non con diciamo un complotto, viene scaricata una feccia che è quella che è uscita o è stata nelle galere tunisine. Voi pensate che questa sia, ovviamente, tutti quanti ben pensanti sono arrabbiati su questa dichiarazione di Salvini, anche se il clima sta un po' cambiando. È fantastico come oggi lo noteremo e lo noteremo sempre di più. Il mio atteggiamento è wait and see, come dicono gli americani, cioè guardiamo e vediamo, aspettiamo e vediamo quello che farà questo governo e giudichiamolo giorno per giorno, come deve fare secondo me un giornalista. Però già c'è un'aria di, no, da, diciamo, come posso dire, ora sono tutti sempre un po' governativi. Perché ha ragione Giovanni Michele, dice Salvini, ha ragione Salvini? Beh, intanto c'è una questione fondamentale, che è il secondo aspetto della dichiarazione di Salvini. Ma perché arrivano dalla Tunisia in Italia? C'è forse una guerra? C'è forse un regime? Non si riesce bene a capire perché vengono tutti questi clandestini, posto che tutti quanti i numeri dicono. Ciao Anna che sei a Dubai, posto che tutti i numeri dicono che la prima categoria di stranieri che sono arrivati in Italia nel 2018 sono stati esattamente i tunisini. Perché vengono in Italia? Visto che non hanno il lavoro. 2000 sono inoltre nelle carceri italiane i detenuti tunisini, non pochi. E inoltre, quello che ha rilevato Salvini, che è un dato molto chiaro, un saluto addirittura dalle Filippine, beh, un'altra delle cose che ha notato Salvini è che le rivolte nei campi sono tutte alimentate da questi tunisini arrabbiati. Allora, francamente, che il problema tunisino ci sia, è un paese che non è in guerra, è un paese che non ha una dittatura, è un paese che sta esportando più immigrati che tutto il resto dell'Africa, beh, insomma, se lo pone. E quindi mi sembra che i numeri diano ragione a quello che ha detto Salvini, così come Biloslavo lo certifica molto chiaramente oggi sul giornale. Giornale che qualcuno critica per essere troppo antigovernativo, lo è sull'economia, mentre mi sembra che su questa parte, caro Porro, io vivo a Tunisi ed è vero il problema è la visa. Sono i visti, immagino che siano la visa. Elio dalla Thailandia ci segue addirittura. Quindi sulla Tunisia però vi aggiungo un altro elemento di valutazione, e cioè quello della Sarzanini. Cioè quelli che un tempo sul Corriere spiegavano che Salvini era un filo nazista, poco ci manca. Dice attenzione però a rompere l'unico Stato e i rapporti con l'unico Stato, dice la Sarzanini, che in realtà accetta i nostri rimpatri e pare che ci siano ogni settimana 80 rimpatri con due charter in Tunisia. E questo è un elemento abbastanza interessante. Un saluto anche dalla Polonia, un buongiorno da Vienna. Ma c'è qualcuno? Aug Andrea, ma c'è qualcuno che sta in Italia a sentire questa zuppa? Sono tutti in giro per il mondo, fantastico. Però la questione quindi che dice la Sarzanini, da tenere in considerazione, nonostante provenga da chi fino a ieri ha considerato Salvini solo un becero razzista e che tutto si poteva fare tranne che l'atteggiamento di Salvini, è che la Tunisia, guarda caso, è uno dei pochi paesi che si riprende indietro i suoi clandestini, posto che ne prende 80 a settimana, che sono due charter da 40 persone. Boh, non lo so, andremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore. Resta il punto che sull'immigrazione la posizione di questo governo è molto chiara, molto netta e ovviamente una posizione molto più connessa a quello che la gente ha sempre chiesto negli ultimi anni. Poi Minniti l'ha fatta senza che la politica ne rivendicasse i meriti, ma quel governo ci ha spiegato con le sue
diciamo, frasi ad effetto alla Saviano, alla Balotelli, alla Gadlern, eccetera, ci ha spiegato come fosse sconnesso dall'esigenza poi delle persone che con l'immigrazione clandestina ci campano purtroppo. Seconda altra, ecco una da Vercelli, seconda altra questione di oggi, la flat tax. Sulla flat tax, quello che succede è che i giornali un po' critici nei confronti del governo, penso al giornale, arrivederci flat tax, il Sole 24 Ore che oggi titola con la sua veste nuova, perché il Sole oggi ha una veste nuova grafica, il Sole dice che soltanto le partite IVA e le imprese avranno la flat tax nel 2019 e poi già rinviata la flat tax secondo Repubblica. Poi però in realtà si capisce quello che è successo. Bagnai dice in un'intervista televisiva ieri ad Agorà Rai 3, dice partirà prima la flat tax per le imprese e poi la flat tax per le famiglie, quindi 2019 per le imprese e 2020 per le famiglie, ed è una cacchiata, semplicemente perché la flat tax per le imprese, amici, già esiste, anche se questo Siri lo contesta e poi ve ne parlo, Armando Siri che è l'inventore per la Lega della flat tax. Perché esiste? Chiunque abbia una SRL o abbia una società di capitali o abbia comunque una società, oggi paga il 24% sugli utili aziendali, una sola aliquota, chiaro che è esattamente il principio della flat tax. Quello che può fare è, ovviamente, il governo, questo sottintende un'intervista oggi Siri sul Corriere della Sera, portarla dal 24% al 15, come loro hanno detto, quindi 9 punti percentuali di imposta in meno, che sarebbe una manna incredibile per le imprese. Ben venga, ma non chiamatela flat tax, si chiama riduzione fiscale. Il governo Renzi portò quella tassa dal 27,5 al 24, questo governo vuol portarla dal 24 al 15. Applauso, scena aperta. Non è la flat tax è quella che viene proposta dalla Lega e accettata dal contratto di governo, che vale per noi, per le famiglie, per i cittadini, al posto dei 5 scaglioni dell'IRPEF, il cui primo scaglione è del 23%, e loro vorrebbero farla uguale al 15% per tutti fino a 80.000 euro e 80.000 euro in su al 20%. Siri, oggi in intervista al Corriere della Sera, ho provato a cercarlo per capire che cosa mi dice. Siri, al Corriere della Sera, oggi dice: guardate che partiamo subito anche con la flat tax per le famiglie. Bisogna trovare le risorse, costa 50 miliardi, questo è il costo della flat tax, e questo è, diciamo, un dibattito all'interno del governo, e direi più che del governo, all'interno della Lega, che si mettessero d'accordo. Terza cosa, riguardo questo governo, arrivano i megalomani. Beh, ma i megalomani è dire poco. Oggi io vi prego, leggetevi l'intervista al generale dei carabinieri Costa, che è diventato ministro dell'ambiente. Allora, è vero, giudichiamoli dai fatti, per carità, alziamo le mani. Ma questo, ma chi cacchio crede di essere il ministro? Io temo al ministero dell'ambiente sto generale dei carabinieri. Ho inventato una tecnica investigativa nuova nella Terra dei Fuochi. È unica al mondo. Cazzo, ho inventato questo Costa, la tecnica investigativa. Tu pensi a CSI, i Ross, non lo so cosa pensi. Cosa ha inventato il generale Costa? Beh, per trovare le discariche, siccome venivano piombate con del metallo dai camorristi, noi giravamo con noi lo cercavamo i campi magnetici, sostanzialmente come si fa nelle spiagge. Avete presente quando quelli vanno a cercare le monetine perse nelle spiagge? Allora vedevi il generale Costa con i suoi uomini che cercavano il metallo in mezzo alle Terre dei Fuochi, perché quello segnalava l'esistenza di una discarica abusiva. Allora, io uno dovrebbe mettersi a ridere e dire: scusi, generale Costa, bono, bono, poi ci sono pure quelli che rischiano la vita, ci sono quelli che vengono ammazzati, c'è il sindacalista nero del Mali che è ucciso a bastonate perché difendeva a Reggio Calabria. Poi ci sei tu che hai questa tecnica investigativa unica al mondo. Ma come, ma perché criticare Carmine? Ma perché la giornalista dice: geniale! No, vabbè, ragazzi, io non ho parole, geniale! Allora, io voglio dire, già la Terra dei Fuochi è stato uno spot pubblicitario per il generale Costa
disgustoso. Questo lo pensavo ieri, prima che facesse il governo, e oggi che è ministro dell'ambiente. Sembra che tutta la Campania sia la terra dei fuochi. Tutta la Campania ha reso eroico Gennaro De Costa, che si è beccato il ministero, ma purtroppo ha sputtanato i suoi prodotti agroalimentari, che invece soltanto una piccola porzione di quella zona sono delle zone contaminate dai delinquenti. E ben vengano i costi, gli arresti e tutto quanto, ma non è la Campania. Questa terra dei fuochi è diventata tutta la Campania. La bufala verde avvelenata, i pomodori avvelenati, l'insalata avvelenata. Quanto ci costa questa campagna che ha fatto Costa sulla pelle dei campani? Punto di domanda. Per fortuna che c'è la Bongiorno. La Bongiorno Rambo, lo sapete? Lo dicevo prima della campagna elettorale, a me non me ne fotte nulla del governo. Io parlo delle persone in questo caso. Il governo, ve l'ho già spiegato che cosa fa e l'ho letto, ma oggi quando io leggo la Bongiorno, e anche lì sono i giornali, perché inizia così il pezzo sulla Bongiorno, non sono affatto un supereroe. No, come quelli che mi dicono: come sta oggi? Come sto? Non sono affatto un supereroe. Ragazzi, tutto sto casino, la Bongiorno, sapete che ha fatto? C'era un pazzo a Roma che si è denudato, stava molestando, cioè stava infastidendo una persona, prende e chiama il 112. Oh, ma rimettiamo le cose al posto loro. La donna che ha sempre difeso le donne. Vai a vedere cosa ha detto Selvaggio Lucarelli dell'associazione della Bongiorno. La donna che ha sempre difeso le donne in città col bambino, invece di voltarsi dall'altra parte, ha difeso una donna dall'energumeno. Ha chiamato il 112 come avrebbe fatto io, mia nonna, mia zia, qualsiasi persona a Roma. Dai, su! È una cosa pazzesca. Bellissimo, bellissimo. Sì, il problema è l'ambientalismo, c'è ragione Max. Bellissimo, stupendo. Bisogna fare due cose oggi: leggere l'intervista a Costa e capire questo eroe, diciamo, dei tempi moderni, perché ha inventato una nuova tecnica investitiva unica al mondo, e leggere stupendo Ernesto Galli della Loggia, perché oggi Galli della Loggia dice delle cose che a Fontana gli fanno una pippa, come si dice a Roma, cioè al vice segretario della Lega, nominato ministro della famiglia e considerato un grande conservatore, perché ha detto padre, madre e figlio sono per me la fa famiglia naturale. Galli della Loggia dice delle cose sulla scuola che fanno godere chiunque sia un conservatore. E sapete qual è? Reintrodurre la predella per cui la cattedra è più alta degli studenti, perché il professore conta più degli studenti. Non siamo tutti uguali a scuola, va bene? Gli studenti si devono alzare in piedi quando i professori entrano a scuola e in classe. Un'altra cosa che sembrerebbe una cosa reazionaria, ma poi sapete cosa scrive? Altri sono i consigli che dà il ministro dell'istruzione, fantastici, secondo me, Galli della Loggia: divieto di smartphone, tante altre cose. Ma sapete cosa dice Galli della Loggia? Divieto totale e assoluto delle occupazioni, chiaro? Quando il precedente sottosegretario alla giustizia, alla pubblica istruzione, Faraone del PD, invece rivendicava come momento di crescita culturale le occupazioni. Favoloso, oggi Galli della Loggia, un bel pezzo, non conservatore, perché chi conserva vuol dire che vuole mantenere l'attuale, cioè lo schifo, un reazionario, cioè vorrebbe ritornare indietro come il sottoscritto della scuola. Non so se il grembiule, dice Sebastiano, lo dobbiamo portare a scuola, anche se l'idea della scuola con tutti i vestiti uguali, cioè che ci abbia una divisa a scuola, io la trovo una cosa favolosa, va bene? Non il grembiule, ma la divisa, why not? Quindi tutti i vestiti uguali a scuola, lo dice un liberale, figuratevi uno che ama la disuguaglianza, però a scuola per me la divisa non è male. Stupendo il pezzo di oggi, quindi, di Galli della Loggia, che vi invito. Ultima cosa, insomma, per chi ha proprio voglia oggi di divertirsi, sto scherzando, è una battuta però per quattro di noi che ancora seguono l'economia. Oggi è un pezzo di Giorgio La Malfa sull'eredità di Modigliani, uno dei pochi premi Nobel italiani dell'economia. Grazie al cielo, l'unico premio Nobel italiano dell'economia è uno dei pochi keynesiani, nel senso, grazie al cielo, è ironico, perché essendo io un friedmaniano convinto, insomma, chi ha vinto il premio Nobel per l'Italia è un grande economista, Modigliani, quello che fece tra l'altro il modello macroeconomico della Banca d'Italia, e racconta La Malfa la sua storia, comunque godibilissima, nonostante uno possa più o meno essere d'accordo con le sue teorie neo-keynesiane, che a me non tanto, voglio dire, garbano. Direi che per il momento è tutto. Sì, il grembiule era come una divisa, non vedo la differenza, ha ragione Fulvia, non lo so. Io sto con Fontana e non sono un bigotto. Galli della Loggia ha ragione. Quando farà il primo ministro? Mai, 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 mai scritto, mai, mai. Faccio questo qua che mi piace moltissimo. Silvia dice soltanto Modigliani, e Kat Gokha. Ciao.
ci saluta. Vi do un appuntamento questa sera a Matrix. A Matrix, non mi piacciono le polemiche che fa il signor Porro, le faccia al PD che sono i ciechi, non riescono ad apparire, vabbè, vabbè, insomma, non mi piacciono le polemiche che faccio io. Vi do un saluto, vi do appuntamento questa sera a Matrix alle 23.30, 105 Matrix la radio alle 19 e sul sito nicolaporro.it forse un commento su quello che tra poco vi racconta. Ciao!